Il Vangelo di oggi ci presenta l'episodio dell'incontro di Gesù con la donna cananea che lo prega con grande insistenza per la guarigione della figlia. Da questo episodio, volendo trarre una suggestione di tipo pedagogico, ho voluto soffermarmi sull'idea di vedere in esso alcuni dinamismi concreti e paradigmatici del dialogo interculturale. La donna cananea, in effetti, è una straniera e quindi Gesù si rapporta con lei anche tenendo conto di questa variabile. Che cosa gli chiede la donna cananea? Vabbè, miracoli, guarigioni, niente di nuovo sotto il sole, nulla di troppo diverso da quello che chiedono anche gli altri. Lo chiede con grande insistenza e i discepoli esortano Gesù ad accontentarla per liberarsene, un poco come quando si incontra qualcuno che ti vuole lavare il vetro al semaforo e, tanto per liberarti di lui, per allontanare l'elemento di incomodo, l'elemento di disturbo, uno eventualmente è disposto a dare subito l'obolo che chiede proprio per potersene liberare. È una tentazione, ma è una tentazione che possiamo anche avere ben presente. Gesù invece sceglie un'altra via. Sceglie la via di un dialogo interculturale più profondo e innanzitutto la provoca proprio sull'identità di straniera. Io sono venuto per le pecore perdute della casa di Israele. Tu sei cananea? Non sei una pecora perduta della casa di Israele. Ma più ancora, in modo apparentemente irriverente e comunque paradossale, Gesù provoca ancora questa donna sull'identità e sulla sua fede indirettamente, evidentemente, e chiedendole conto del fatto che in fondo non si può dare il pane destinato ai figli e buttarlo ai cagnolini. A questo punto la donna cananea sta al gioco e applica a se stessa la metafora del cagnolino che provocatoriamente Gesù ha utilizzato. Quindi entra in un dialogo profondo, in un dialogo in cui rilancia il suo messaggio, che è un messaggio di fede dentro alla comunicazione interculturale. Ma in fondo anche i cagnolini attendono ciò che cade dalla mensa dei padroni. A questo punto cambia totalmente la prospettiva. Cambia la prospettiva perché Gesù, riconoscendola figlia nella fede, la adotta in qualche modo anche come figlia e quindi la colloca tra le pecore perdute di cui si può occupare. E a questo punto lei esaudisce, ma non per liberarsi di lei, bensì perché è entrato in un dialogo interculturale profondo in cui c'è stato un reciproco riconoscimento e dal reciproco riconoscimento nasce anche la profondità stessa del dialogo interculturale.